Brutte notizie per gli appassionati del mondo di Harry Potter, perché l'atteso gioco Hogwarts Legacy è stato rimandato ufficialmente al 2022. A confermarlo è stata la stessa Warner Bros. Games attraverso i suoi canali. Vi racconto tutto in questo video, ma prima non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei nostri filmati. Annunciato lo scorso anno, a distanza di un paio d'anni dalle prime voci di corridoio, Hogwarts Legacy è un open world ambientato nel mondo di Harry Potter che sarebbe dovuto uscire nel corso di quest'anno su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X, quindi insomma su tutte le piattaforme tranne Nintendo Switch. La lettera pubblicata sui social è molto sintetica e dice: «Vogliamo ringraziare i fan di tutto il mondo per l'accoglienza fantastica riservata al nostro annuncio di Hogwarts Legacy sotto il marchio di Portkey Games. Creare la migliore esperienza possibile per tutti i fan del Wizarding World e dei videogiochi per noi è fondamentale, quindi vogliamo dedicare al gioco il tempo che merita. Hogwarts Legacy uscirà nel 2022. Non è specificato, ma non è da escludere che, come tutti i team di sviluppo, anche i babbani e i maghi del team Avalanche Software abbiano dovuto affrontare le complicazioni del lavorare da remoto in tempi di pandemia e che questo abbia rallentato lo sviluppo del gioco. Ricordiamo che Hogwarts Legacy ha subito stregato, perdonate il gioco di parole, dicevo ha subito stregato gli appassionati sia perché sarà ambientato tanti anni prima gli eventi raccontati nei libri, con una storia completamente originale, ma soprattutto perché promette l'esperienza definitiva in un videogioco ambientato nel mondo magico di Harry Potter. Con la possibilità di esplorare dentro e fuori le mura di Hogwarts, vivere la vita della scuola di magia e stregoneria, ma anche avventurarsi lontano per mettere alla prova le proprie abilità di maghi. Era uno dei giochi che in redazione aspettavamo di più, quindi è un peccato non poterlo giocare presto, ma non c'è dubbio sul fatto che un gioco del genere non capita tutti gli anni. È meglio se gli sviluppatori si prendano il tempo necessario a realizzare un'opera eccellente anziché scendere a compromessi o affrontare uno sviluppo frettoloso. Quindi, in definitiva, Hogwarts Legacy uscirà su PC e console nel 2022. Diteci nei commenti cosa ne pensate, se anche voi aspettavate il gioco e potendo scegliere a quale delle quattro case vorreste appartenere, posto che lo sappiamo tutti, la migliore è Corvo Nero. Noi ci vediamo al prossimo video sulle pagine di Multiplayer.it e ricordate sempre... È Leviosa, non Leviosa!